Lanciano e il miracolo eucaristico, Lanciano e la sua forte dedizione al turismo religioso. Mai in una sola occasione la città ha ospitato in passato 800 pellegrini provenienti da oltre 60 paesi del mondo, in una presenza straordinaria, eccezionale, prima tappa di un percorso che toccherà in Italia i luoghi di culto più importanti. A Lanciano, parce qu'il y a le miracle de l'Eucharistie et nous voulons que tout le monde le sache. Il nostro movimento lavora per riunire tutti i cristiani insieme al Santo Padre. Con noi ci sono dei musulmani, dei buddisti, dei luterani, dei protestanti. L'abbiamo anche a loro portato in questo luogo per vedere questo miracolo eucaristico così importante a livello mondiale. Il gruppo è guidato dal cardinale Placidus Toppo, arcivescovo di Ranchi, in India, che ha celebrato la messa presso la cattedrale della Madonna del Ponte in un clima di grande suggestione. Il saluto dell'arcivescovo Emidio Cipollone ha aperto la celebrazione. La vostra visita si colloca poi nei giorni in cui ci prepariamo alla festa più importante della città di Lanciano, la festa della Madonna del Ponte. Possa ella intercedere per voi, possa ella intercedere per noi. Poi la visita al miracolo e l'auditorium diocleziano. Il comune di Lanciano per l'occasione ha predisposto un accurato piano d'accoglienza. Ben 18 i pullman che hanno raggiunto la città in una logistica che non ha avuto seri intoppi. Il pranzo, la visita a San Giovanni in Venere e la costa dei Trabocchi hanno concluso la giornata. L'assessore al turismo Pino Valente, il presidente del consiglio comunale Donato Di Fonso. Tutti insieme è stato veramente un bel vedere, un corteo multicolore che ha ravvivato la nostra bella Lanciano, quindi un esperimento positivo perché la nuova dislocazione si è dimostrata assolutamente vincente, apprezzata dai turisti, per cui qualche piccola pecca che deve essere messa a punto, però l'esperimento è riuscito. È un bel primo passo e ne dovranno seguire assolutamente altri. Noi dobbiamo confrontarci col turismo religioso, con un turismo anche un attimino diverso dagli altri turismi magari di massa, ecco, quindi ci diamo appuntamento per il prossimo anno perché questa macchina venga oliata alla perfezione, perché ci siano veramente delle commissioni anche tecniche che diano un supporto di qualità, un supporto settoriale specifico. Su questi argomenti Lanciano si deve confrontare, noi ci impegniamo per questo, per dare, lo dico oggi che senza polemiche, veramente una svolta, un passo nuovo, un passo diverso, perché la città lo merita. Grazie.